Così. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ottava edizione del Cleto Festival. Questa è l'ultima giornata e siamo in compagnia di Francesco Cane, che è, io adesso voglio capire, è un trampoliere, trampolista? Qual è il nome corretto di colui che utilizza i trampoli? Il termine corretto è trampoliere. Io non sono proprio un trampoliere, esclusivamente un trampoliere, faccio anche altro. Mi occupo principalmente di spettacoli col fuoco e clown. Faccio parte di una compagnia che si chiama Compagnia Fuoco e Clownery e ci occupiamo di teatro di strada, di formazione e oggi qui al Cleto Festival abbiamo portato un po' di quello che noi facciamo, quindi abbiamo portato i nostri spettacoli, il laboratorio di trampoli, il laboratorio di bolle. Tra l'altro c'è da dire che ieri un po' il tempo vi ha bloccato. Però questa sera mi pare che ti esibirai alle 21:15 e lo spettacolo in cosa consiste esattamente? Sarà fuoco? Sarà trampoli? Cosa sarà? Sarà uno spettacolo di fuoco, il mio ultimo lavoro, infatti è un piccolo work in progress, lo sto portando in giro da poco, quindi è in continua crescita e il pubblico in questo caso mi serve pure a... Mi aiuta a testarlo, sì, perché è una cosa che si costruisce in un certo senso insieme. Ti faccio una domanda, sei un artista di strada, lo hai detto tu, la compagnia si chiama Fuoco e Clownery, la conosciamo bene perché Maria Dolores, io l'ho conosciuta l'anno scorso, quindi ho visto veramente uno spettacolo unico, che sa molto, diciamo, da altri tempi, per certi versi, e richiama ovviamente all'arte circense. Il fatto di essere itinerante, quindi di spostarvi, rispetto magari a fare, non so, uno spettacolo in televisione dove magari le cose possono essere un po' organizzate, cosa cambia? Cioè, qual è la differenza fondamentale? Cambia molto. Secondo me la differenza fondamentale è il fatto che ti capita sempre un imprevisto. Cioè non c'è niente di costruito alla fine se non uno spettacolo, però tu porti in scena per strada dove c'è gente che non è seduta a una sedia, una poltrona come nei teatri, quindi deve ricoprire un ruolo, deve stare lì composta. Qua se uno si annoia, se uno ti vuole fischiare ti fischia, se un bambino deve piangere piange, poi spesso interagisci col pubblico, quindi ti deve capitare pure la persona giusta, oppure cioè, non sai mai che cosa può accadere, quindi lo spettacolo non è mai lo stesso, già non lo è a teatro, figuriamoci per strada. Però diciamo questo lo rende ancora più vivo, certo. Voi avete risvegliato il borgo in questi giorni in tutti i sensi perché i bambini, gli adulti, io stesso ho osservato cose bellissime che magari vorrei vedere tutti i giorni a ogni angolo di strada, è il caso di dire, sarebbe una cosa bella, contro addirittura delle situazioni italiane dove addirittura le persone che sono artisti vengono cacciati, allontanati ed è una cosa assurda. È vero, è vero. Ultimamente ci stanno facendo un pochettino, diciamo, un po' la guerra, un po' ci stanno perseguitando, anche se c'è da dire pure che ci sono molti artisti di strada, diciamo che non sono tanto dei professionisti, magari non... Si deve anche rispettare la piazza dove tu vai ad esibirti, rispettare quel luogo, quindi... Da una parte è anche vero che qualcuno può lasciare un po' sporco, può superare magari i limiti col volume, non lo so... Però non è giusto che nemmeno... C'è bisogno di regolamentare questa cosa, perché comunque l'arte di strada è una cosa bella e c'è bisogno nelle città di un artista di strada, come di un... che può essere un musicista, un pittore, un clown, un giocoliere. Quindi secondo me va tutelato, va regolamentato e tutelato. Comunque lasciate la libertà all'artista di esibirsi, controllare, no? Cioè... Quello sì, poi io penso che non vi ha fermato la pioggia, tra l'altro su Facebook ho visto le foto di chi ha approfittato della pioggia per farsi una doccia, quindi non vi... bellissimo, non... No, sarà stato un socio sicuramente. E adesso per cercarvi, a parte diciamo questa sera alle 21:15 qui al Cleto Festival, basta andare su YouTube o comunque su Facebook e cercare Fuoco e Clownery, mettere mi piace sulla pagina Facebook o cercare singolarmente te Francesco Cane. Allora, ci sono tanti modi per raggiungerci. Innanzitutto i nostri profili, Francesco Cane e Maria Dolores. Oppure si può andare sulla pagina Compagnia Fuoco e Clownery. Abbiamo anche un piccolo canale YouTube che è Compagnia Fuoco e Clownery, dove abbiamo caricato dei nostri video, ma noi utilizziamo tantissimo Facebook perché è alla portata di tutti, quindi cercate tutto, cercate Francesco Cane e Maria Dolores e poi vi invitiamo noi alla nostra pagina, oppure direttamente Compagnia Fuoco e Clownery, nostra pagina Facebook, e lì vi terremo aggiornati su qualunque cosa facciamo, abbiamo un sacco di voglia di fare cose.
tante.